Sotto una pioggia battente ha preso il via oggi il torneo Città di Arco riservato ai Pulcini, che ormai da 16 anni funge da gioiosa anteprima della storica manifestazione riservata agli allievi, cominciato una settimana dopo il previsto. 66 le squadre al via con la defezione in attesa di una delle quattro finaliste dello scorso anno, l'Abano Terme, che negli ultimi anni ha quasi sempre occupato i posti di prestigio dell'Albo d'Oro. Le prime partite eliminatorie sono state introdotte spettacolo nello spettacolo dalla sfilata per le vie di Arco dei ragazzini ai quali è stato dato l'onore e l'onere di difendere il prestigio sportivo delle 64 società iscritte. Attraverso via Segantini ed il centro storico, il lungo serpentone è confluito allo stadio di via Pomerio, dove ha avuto luogo, alla presenza delle autorità cittadine e degli esponenti della Federcalcio, la cerimonia inaugurale seguita come sempre da centinaia di genitori. Nel pomeriggio il tempo è stato più clemente, lasciando disputare all'asciutto le centinaia partite della fase eliminatoria. La mia salute sarà da me rispettata, i tempi del mio riposo saranno il presupposto per la mia migliore prestazione. Coltiverò e manterrò vivi i rapporti di amicizia con i miei compagni di squadra. In partita si vince, lo ricorderò sempre, si vince e si perde. E non userò dispetimenti e inganni per ottenere il successo. Imparerò ad affrontare le difficoltà con fiducia e determinazione. Più grandi saranno gli ostacoli e più grandi saranno le soddisfazioni. Diverso tutti gli anni e tutti gli anni uguale, proprio come noi. Auguriamoci di essere ancora uguali per tanti e tanti anni. Grazie a tutti. Per il torneo Città di Arco Beppe Viola, categoria Pulcini, il VIP e la 700 voce il VIP ancora più forte il VIP con questo complimento a tutti i santi. Dai!